La storia dei rapporti tra l'Italia e l'Egitto risale alle epoche più remote, a quando il mare era un ponte tra le diverse sponde del Mediterraneo. Già nel 1820 in Egitto risiedevano 6.000 italiani. Nel 1860 in Alessandria ne erano presenti più di 10.000 e la lingua ufficiale dell'amministrazione era l'italiano, così come il servizio di posta europea, i timbri e le caselle delle lettere. Ma com'era l'Egitto a quel tempo? In un certo senso era una terra dove tutto era possibile. All'inizio dell'Ottocento regnava Mohammed Ali, capostipite di una rinnovata dinastia che diede un grande impulso di modernizzazione al paese, aprendolo agli stranieri e promuovendo la presenza di professionisti occidentali nei più alti livelli dell'apparato statale. Negli anni 30 del Novecento il clima in Egitto era più che mai ricco e cosmopolita. Le lingue parlate moltissime e la comunità internazionale ben integrata e multietnica. A quell'epoca, solo ad Alessandria, risiedevano quasi 60.000 italiani. Sono nato al Cairo il 30 di ottobre 1925. C'era anche una, diciamo, una forma di collaborazione, di osmosi tra le varie comunità, che era considerata una cosa normale. Facevamo dello sport, attività di ginnastica in gruppi misti, andavamo anche al cinema, si ballava, si mangiava qualcosa. Non avevo una fidanzata ancora, no. La vita era piuttosto piacevole fino al periodo 36-37. Il clima comincia a cambiare nel 1938 con la promulgazione delle leggi razziali. Come in Italia, ebrei e antifascisti devono lasciare i posti di lavoro nelle istituzioni pubbliche e nelle aziende italiane. Nel dopoguerra, la comunità italiana in Egitto riprende vigore, anche se i numeri calano da 70.000 a 25.000. L'economia rimane come minimo comune denominatore nei rapporti tra l'Egitto e l'Italia, sia per quanto riguarda la ricerca di lavoro che per i rapporti commerciali e industriali. Su questa terra già da alcuni decenni si parlò di petrolio. Gli impianti abbandonati di Abu Derba ne sono una prova. Ma allora i mezzi erano inadeguati e forse a quegli uomini che tentarono mancò la tenacia per sostenere la lotta con il deserto. Quella tenacia che oggi è considerata parola d'ordine. Dall'Italia sono stati trasferiti nel Sinai impianti di ogni genere. Sul Mar Rosso si sono spostati abitudini e stile italiani, quello stile caratterizzato dalla tecnica e dall'amore al lavoro dei nostri connazionali, affiancati questa volta dall'opera in comune con i tecnici e gli operai egiziani. È in questi anni che si registra un cambio di tendenza. Negli anni 70 l'immigrazione viaggia in direzione inversa e molti egiziani decidono di stabilirsi in Italia, in particolare a Milano. La prima cosa che ho fatto, atterrando, ho strappato semplicemente il ritorno, perché
ero già deciso dentro di me, anche tra virgolette, per obbligarmi di non tornare mai più. La mia storia parte da mio papà, che arriva qua più di 30 anni fa e non doveva rimanere qua. Mio papà non aveva tanti problemi economici, anzi assolutamente nessuno, era un imprenditore. La sterlina egiziana era più potente, era più forte di quella della lira italiana e la possibilità di viaggiare per il mondo era assicurata al 100% in maniera piuttosto facile. Deve essere una tappa quella di Milano. Sono arrivato ovviamente con il solito, come arrivano tutti, tramite il nave, partendo dall'Egitto a Libia, poi da Libia si prende il nave, poi sono arrivato a Lampedusa e poi da lì poi sono arrivato qui a Milano. Prima volta che ho venuto qua a Venezia, l'autista del camion hanno fregato, che non male faccio scesi Venezia, ma dai, siamo arrivati a Milano, dai, scendi, siamo arrivati a Milano. Perché io ho venuto qua, ha saltato quel treno, come quelli che viene con il gommino qui. Io sono stata molto coraggiosa quando sono arrivata qua, perché il giorno dopo subito sono uscita. Ho preso il treno, sono andata subito al centro perché volevo sentire i miei. Sì, quello di una volta, che era Piazza Cordusio. Ero un UFO, c'era la metropolitana, era quasi appena cominciato. C'erano tutti i mezzi di trasporto ATM, erano tutti belli verdi a suo tempo. Anche i tassi erano tutti verdi. La cosa che racconta spesso mia madre è che il tassista che l'ha accompagnata dall'aeroporto a casa aveva una piccola anfora attaccata allo specchietto retrovisore con dentro le sue prime 1.000 lire guadagnate. Ovviamente il primo anno non voglio parlare perché proprio è stato il più difficile. Ho cominciato a cercare lavoro, che era molto difficile all'inizio perché non sapendo la lingua. In terza media praticamente mia mamma ha sentito l'esigenza di portarmi in Egitto per avvicinarmi alla cultura egiziana. E in 448 abbiamo fatto le valigie e ho detto ok, da adesso viviamo in Egitto. Per me è stato uno shock totale. Poi passando davanti a un panificio in piazza Istria ho visto un cartello che cerca di apprendisti, sono entrato, ho cominciato a imparare a fare il pane. Ho iniziato col primo lavoro al mercato del sabato, del martedì, che è quello che si sposta. Ho cominciato poi a vendere limoni, vendere le cose, poi per questa cosa qua gli italiani sono molto umani. Quando ho capito che mia madre e mio padre erano venuti qua per vivere e questo era il primo giorno e si stavano dirigendo verso la loro nuova casa, ha staccato l'anfora e gliel'ha data e noi questa anfora ce l'abbiamo ancora. Il milanese puro di una volta Non faceva distinguere tra lo straniero oltremare e straniero al di fuori della provincia di Milano. Erano tutti per lui turù. I venditori in Egitto, le strade del mercato, le vie, che i profumi, gli odori, i rumori che ti assalgono ovunque. No? La cosa che percepisco quando arrivo in aereo è proprio l'odore dell'Egitto ed è la cosa che uno cerca di portarsi dietro quando se ne va. L'essere ponte tra due culture non è sempre piuttosto semplice, è piuttosto difficile perché non è tutta questione di integrazione, no, è questione di arricchimento e l'arricchimento avviene con l'incrocio di due popoli che sembrano molto diversi tra di loro, ma in realtà sono molto, molto, molto più simili di quanto uno possa pensare. Nell'Egitto la nostalgia, la vita, i primi amici, il primo amore, tutto nella vita è stato in Egitto, lì sì. Oggi, domani, dopodomani, però non so, però devo tornare nel mio paese. Tu non vuoi lasciare la tua mamma. Tua mamma deve essere tua mamma. Io magari torno lì, quando muori lì, ma il figlio non torna più. Ma quando i genitori dicono no, perché poi tornerò in Egitto, la pensione la farò in Egitto, ci credo poco in realtà. Prendo ad esempio mio padre, lui quando arriva ad Alessandria vede delle cose e le critica subito. Perché in realtà ho fatto più vita in Italia che in Egitto. Mi sentivo in difetto, mi sentivo che dovevo sapere l'arabo.
almeno leggerlo, almeno leggere i cartelli quando andavo in vacanza in Egitto. Quindi ho deciso di fare lingue orientali a Bergamo e lì ho imparato a leggere e a scrivere l'arabo insieme ai miei compagni di banco italiani, che erano molto più bravi di me, tra l'altro. E probabilmente la sfida maggiore, sembra assurdo, è per la prima generazione, perché la nuova riprende tutti i pezzi, il background, il nuovo, quello che trova, e cerca di unirli. Sono arrivato anche a prendere la pensione dell'INPS. Grazie, 42 anni di versamento, non avrei mai sognato di prenderla. Sono arrivato in Italia per il solito motivo che siamo tutti qua, perché si lavora in Egitto, però si guadagna proprio poco. I miei compagni mi chiedevano se in Egitto abitassimo nelle piramidi. No, Milano è una città, secondo me, che offre grandi opportunità, ma è anche ostile a volte. Sono stato il primo rappresentante nero probabilmente d'Italia, d'istituto d'Italia, di quello che è il primo liceo scientifico italiano mai costruito, che è Vittorio Veneto, un po' come Barack Obama, quindi prendete un attimo la cosa, è importante. La terza generazione, i miei bambini, quando gli sgrido gli parlo in arabo e non so neanche io sinceramente come mai. A Milano mi piace tantissimo, Milano è un paese bellissimo, viva, io lontano dalla gente muoio. Sono qui da 35 anni, ho vissuto in Egitto 25, qui 35. Le vedo molto cambiata, è diventata molto etnica, sento anche come se fosse un Egitto, perché vedo tanti egiziani in giro qua. E io sono tornata a Milano dopo la laurea. Adesso abbiamo questa piccola azienda in Viale Monza, dove lavorano 11 famiglie. Io sono Italia, che vuol dire italiana, ma in arabo.